Fai una previsione per questa partita. Previsione? Io me ne intendo tanto di calcio, Che c'è da fare. Due copine. Però penso Balducci, il primo gol, poi pareggia la Spezia, tipo il pendolino di Mosca. Mangio pendolino. Verso Amaranto. Signorini 2-1. Signorini 2-1. Oggi è una trasferta storica per l'Arezzo, cosa si prova a viverla proprio da vicino? Puoi capire, no? Uno si prepara prima, insomma, c'è una preparazione dietro. Senti, una previsione per la partita? Una previsione per questa partita? Speriamo bene, speriamo. Risultato, ti vuoi sbilanciare? No, no, non mi sbilancio. Facci un po' per noi 2 giugno. Siamo qui con Jack, uno dei capi del 2 giugno Drunk. Senti, cosa si prova a vivere questa trasferta? L'ho fatto prima di queste, però questa è sempre fiera come quando l'Arezzo era in Serie B, perché l'Arezzo deve essere a Maranto. Cosa ti aspetti da questa partita? Mi aspetto un go e dal mio magico sardo Pilledu. Senti, secondo te Sesto Cosmi l'anno prossimo deve essere confermato oppure no? Sesto Cosmi deve essere sempre confermato perché è fiero, ha le palle, è un uomo. Senti, durante la partita col Tolentino faceste quello striscione cicciovattene, ora la pensate come prima oppure sono cambiate le vostre idee? Chiudi, se no... quello striscione è stato una piccola cazzata, però vabbè, può capitare, perché tanto ho visto il mondo è così, deve essere sempre rispettato e forza Arezzo. Allora tutti uniti per l'Arezzo. Sempre, nel cuore. Grazie. Prego, ciao. Ciao. Sarà Becciale, sarà Becciale, sarà Becciale, cristale, intervistale. Buongiorno a tutti, siamo in trasferta qui per Pistoia. Questo è il secondo treno speciale, qui c'è la sezione Giotto, possiamo vedere qui dentro. Sei componenti tutti affiatati e hanno voglia di tifare Arezzo, senza violenza ovviamente. Quale sarà il risultato di oggi? Risultato di oggi 3-0 per l'Arezzo, doppietta di Pilledu e Balducci su punizione, visto che l'Arezzo ha ancora le punizioni. Non ne ha messo dentro neanche una e oggi ci va, e lo dico io. È stato il migliore quest'anno. Migliore Pilledu, ma anche Balducci ha dato da fare molto. Balducci è un fantasista eccezionale, deve rimanere Arezzo, io lo dico col cuore. E Cosmi deve rimanere ad Arezzo oppure no? Aspetta, non ho capito niente. Cosmi deve rimanere ad Arezzo oppure no? Sicuramente, anche perché niente, noi della tifoseria gli vogliamo molto bene. In 4 anni di permanenza Arezzo ha fatto cose eccezionali. Cosa si prova a vivere una trasferta storica come quella di oggi? È stupendo, è una sensazione bellissima, siamo tantissimi e gli romperemo tutti. Senti, chi è stato il miglior giocatore quest'anno? Penso che un grande contributo l'ha dato Roberto Balducci a fine campionato. Senza Cosmi non si tocca. Senza Cosmi non si tocca, senza Cosmi non si tocca. Senza Cosmi non si tocca, senza Cosmi non si tocca. Alessio delle teste matte ti rotola. Una previsione per la partita di oggi? Spero nella vittoria, no, sicuramente vinceremo. Chi lo fa il gol? Spero Pilledu che venga sotto la gradinata, salti sopra e noi saliamo in campo. Se scambia vicenda la cosa. Cosa si prova a vivere una trasferta storica come questa? Speriamo di andare in C1, l'entusiasmo è tanto, ne andiamo lì per vincere, poi vedremo. Chi è stato il giocatore migliore questo? Migliore? Penso Corrado Pilledu, è stato uno dei più validi in campo. È grande ragazzi, è grande Pilledu. Secondo te chi è stato il migliore? Per me, portiere. Pilledu. Chi? Il giocatore migliore? Balducci. Faccio intervista per
Madonna, come sei? Con le mani molte. Cosa mangi per scaricare la tensione? Gamberoni. Gamberoni perché a me piace mangiare con comodo, calmo, perfetto. Quindi quando vado in trasferta le mie comodità mi ci vogliono. Cosa ti aspetti da questa trasferta? Boh, che mi aspetto? Tutto ciò che ti aspetto è l'Aretini, che l'Arezzo riesca ad andare in C1 finalmente nel calcio che conta. Io sono fiducioso, Dalla maglietta vedo che il giocatore preferito è Pilledo. Sì, infatti ora lo voglio invitare a cena Pilledo, a vedere se viene, così almeno. Da San Leo, io sono lì. Brava, pronto? A posto? Allora ragazzi, siamo in trasferta qui. Vi presento il capo ultra dell'Arezzo, Marco Trippi. Grande Marco, dai. Allora, come sarà questa trasferta? Tutto a posto, forza Arezzo. La Spezia merda! Poi possiamo farvi vedere, sono anche delle ragazze. Questo vuol dire che non sarà una trasferta cattiva e solamente di calcio, di spettacolo. Adesso fate un commento. Allora, cognano, basta. Va bene, bello, ci si diverte. Un parere da una tifosa che segue sempre l'Arezzo. Boh, che ti devo dire, non lo so, io sono molto in ansia e spero veramente che ci si faccia, guarda, proprio è un... Sì, sai, no, questa qui è una trasferta, giustamente, come dice l'amico, è abbastanza tranquilla, però noi ora giochiamo a carte, vediamo un po' chi è che vincerà qui e poi vediamo un po'. Quale sarà il risultato? Vincerà Arezzo, scontato, 3-0. È dura, però la dobbiamo fare. Quale sarà il risultato? Lo stanco mo. Un pronostico. Alessandro! Cuore dice 1-0 si vince. Chi lo fa? Balducci. Senti, Serse Cosmi secondo te non si tocca? No, non si deve toccare, no. E Graziani? Graziani, i risultati gli danno ragione. Per il momento gli danno ragione. Speriamo oggi di essere in C1.